In un momento delicato per la popolazione sul tema ponti, il vice sindaco dell'Aquila Guido Quintino Liris ha sentito l'esigenza di chiarire lo stato dell'arte del ponte Belvedere. A che punto siamo? C'era all'Aquila una parte della popolazione che voleva l'abbattimento completo, chi voleva la conservazione totale, visto che alcuni studi da parte dell'Università dell'Aquila, del Dipartimento di Ingegneria, erano stati rassicuranti, e chi stava a metà strada tra le due vie, cioè una sostituzione della campata che alleggerisse il ponte e quindi il peso sui pilastri. Noi abbiamo studiato attentamente con dei tecnici queste ipotesi, anche facendo delle valutazioni in ordine al tempo, al risultato finale, alle risorse economiche. La scelta è ricaduta sul fatto di poter cambiare tutta la campata centrale, che è in calcestruzzo precompresso, un tipo di architettura degli anni 70, forse una prima sperimentazione che non stava messa male, questo dobbiamo essere onesti anche nei confronti della popolazione, non rassicuranti ma onesti, cioè gli studi non davano risultati negativi, però una struttura assolutamente pesante, poteva essere sostituita appunto questa struttura con materiali più leggeri quali l'acciaio. Su questo tipo di scelta è ricaduta la nostra ipotesi amministrativa. Quindi la sostituzione della campata centrale, un rinforzo dei pilastri che, ripeto, avevano comunque resistito molto bene al terremoto del 2009 e un gioco di luce, un diverso skyline per quanto riguarda questa parte della città. Quali saranno i tempi per la realizzazione del nuovo assetto del ponte? In questo momento, come ho avuto modo di chiarire, i tecnici evidentemente stanno facendo ulteriori studi sui materiali delle fondazioni, pilastre e campate. È evidente che questo è uno studio fatto dal progettista, quindi ulteriore rispetto agli studi precedenti, perché servirà a porre in essere il progetto definitivo e poi esecutivo, che sarà quello che poi verrà posto a gara d'appalto. Quindi finite le prove, che abbiamo dato una decina, quindicina di giorni, perché sono settimane che procedono i tecnici a questi studi, dopo queste prove il progettista avrà 60 giorni per mettere giù il progetto esecutivo e definitivo, quindi puntiamo entro ottobre, massimo novembre, a andare a gara, a porlo a gara, e quindi poi i tempi della gara, i tempi tecnici.